Buonasera a tutti, mi chiamo Laura Sensi, sono una guida turistica e partecipo al Challenge di Sinopie, la cultura in balcone. Oggi ho deciso di parlarvi un pochino di Gian Lorenzo Bernini, fu un importante architetto, scultore e pittore. Perché Gian Lorenzo? Perché è uno dei miei preferiti. Morì all'età di 82 anni nel 1680 ed è l'unico architetto che ha lavorato per sette differenti papi. E ho pensato di mostrarvi una delle sue sculture, un busto di Costanza. Questa ragazza era la sua fidanzata e nel periodo che Gian Lorenzo frequentava Costanza e capì che c'era un qualcosa di particolare, c'era un qualcosa che non lo convinceva, un qualcosa di sospetto. Per cui una sera decise di mettersi nascosto fuori al portone di casa sua e l'indomani mattina da questo portone uscì Luigi Bernini, suo fratello. Naturalmente Gian Lorenzo rimase molto colpito da questa cosa, seguì il fratello e gliene suonò di santa ragione. Gian Lorenzo dopo questo episodio ne trovò moglie, quindi si sposò ed ebbe 11 figli. In genere molto spesso i miei clienti mi chiedono se, avendo avuto 11 figli, perché Gian Lorenzo ebbe 11 figli, se qualcuno di loro seguì la carriera del padre. No, nessuno di loro, tranne uno che scrisse la biografia di questo importante artista. Roma è stata la città più importante per Gian Lorenzo Bernini, anche se lavorò anche in Francia, per un brevissimo periodo. Sicuramente voi conoscete la fontana dei quattro fiumi a Piazza Navona, ma io vorrei mostrarvi magari una fontana che può esservi sfuggita nel traffico, nella confusione di Roma. E questa meravigliosa fontana si trova a Piazza Barberini, dove c'è anche la fontana del Tritone. Mi piace perché ha questa meravigliosa forma di conchiglia e io adoro il mare, ed oltre inoltre c'è anche il nome di Papa Urbano VIII. Urbano VIII è, penso sia il più importante Papa per cui Gian Lorenzo abbia lavorato. Ed è collocata a Piazza Barberini perché in questa piazza c'è il Palazzo Barberini che oggi è un museo, ma una volta era il meraviglioso palazzo della famiglia Barberini. E sono giusto delle piccole informazioni che ho voluto darvi su questo artista, ma io in genere consiglio quando visito alcuni musei di Roma, dico sempre ai miei clienti, se avete tempo e volete conoscere ancora meglio questo importante artista, visitate Galleria Borghese, perché ci sono delle statue meravigliose che meritano di essere viste. Io spero che ci potremo rivedere presto nelle piazze, nei musei di Roma o in tutta Italia, perché sono da guida e mi manca tanto, tanto, tanto il mio lavoro, quindi conto le ore, di quando potremo finalmente continuare a lavorare ancora. E naturalmente voglio anche ringraziare mia nipote Serena, ha 11 anni ed è stata lei che mi ha preparato questo fantastico cartello perché io sono una brava guida, ma nel disegno non me la cavo molto bene. Vi mando un abbraccio virtuale a tutti quanti e arrivederci a presto.